qui la rete era veramente a distanza di pochi metri da qui, e questi campanelli, ce n'erano tantissimi, bastava strattonarla un po' e questo meccanismo li faceva. Il mio papà si è passato da lì. E lei ha detto che ha visto stadio sulla sinistra. Ecco, entrando da qui, stadio è sulla sinistra. Signora Bruna, però lei prima volta dopo 79 anni viene qui? Eh sì, è stata un'emozione grandissima, lo devo grazie alla signora Sala, al suo compagno che hanno trovato questo diario e da lì è nato tutto. Ma lei prima non aveva mai pensato di venire a rivedere un po' questi luoghi? No, a Stabio no, perché non sapevo dove andare, non avrei saputo dove andare. Sono tornata a Roveredo, a Lugano, eccetera, ma a Stabio non sapevo proprio dove avrei potuto trovare. Quindi è stata un'occasione meravigliosa che mi ha fatto un enorme piacere, diciamo. Qual è stato d'animo? Una grande emozione, perché io su questa terra... Quando sono stata a questa terra ho detto sono libera, però diciamo pur avendo 9 anni mi rendevo conto che non era una cosa definitiva, che avrebbe potuto capitarmi di tornare indietro, perché lo sapevo. E infatti quando siamo passati, eravamo qua, c'era un bosco anche da questa parte, e mentre aspettavamo che i contrabbandieri ci raggiungessero, perché avevano detto che avrebbero portato anche le nostre valigie, noi avevamo solo gli zaini con noi, non sono arrivati, ma nel frattempo è arrivato un plotone di soldati che parlavano tedesco, e quindi ci siamo sentiti, poi tra l'altro c'erano anche gli elmi molto simili a quelli tedeschi, quindi ci siamo spaventati moltissimo. Eravamo in 11, era buio, pesto, e quindi siamo acquattati lì in mezzo al bosco, e questa era ancora la lampadina che cercavano in giro, e nel diario dico che un piede nostro di queste 11 persone è stato illuminato. Comunque non sapremo mai se i soldati hanno fatto finta di non vederci o non ci hanno visto, perché sapevamo che se ci avessero trovato al confine avrebbero dovuto rimandarci indietro subito, quindi eravamo molto spaventati per quindi questo. Quindi è possibile che vi abbia visto, però abbia fatto finta di... Mi hanno detto che i soldati non avrebbero avuto, adesso no. Ho saputo che i soldati non avrebbero potuto, che solo le guardie di finanza avrebbero potuto. Di confine, certo. Allora non lo sapevamo. Certo. Lei ha parlato del diario, infatti il diario e poi anche il titolo del libro che ricorda tutta la sua vicenda, e sono appunti che lei ha preso durante tutto il soggiorno, e da lì traspira un po' questa continua preoccupazione. Sì, certo. No, veramente... Una volta accettato, diciamo, io forse ero troppo piccola, non pensavo a una fine tragica, cioè che la guerra, che la Svizzera sarebbe stata invasa, eccetera. Avevo la speranza che le cose sarebbero andate meglio, insomma. Quindi c'era anche questa consapevolezza, ma anche un po' la preoccupazione, perché non si sapeva quale sarebbe stato il futuro. Il futuro, certo. Ecco, senta, tutti gli anni noi si ricorda la giornata della memoria, sì. Ma che senso ha oggi? Non è un po' troppo scontato, un po' troppo cerimoniale? Non lo so, guardi, certe cerimonie sicuramente sono ripetitive e anche dannose, forse a un certo punto. Però quando noi andiamo a parlare nelle scuole, eccetera, noi abbiamo un gran riscontro e vediamo che i ragazzi stanno attenti e a volte si commuovono, ci fanno domande intelligenti, e abbiamo avuto delle volte dei biglietti che veramente dopo
ci hanno veramente consolato, disegni, ci hanno fatto dei disegni, eccetera, anche i bambini delle medie, soprattutto i bambini più piccoli delle Quindi medie. Un senso lo ha, è un seme che un si getta. Un senso lo ha, andare a parlare nelle scuole un senso lo ha. Guardandosi attorno oggi, nel mondo di oggi, quali sono i suoi sentimenti? Cioè... Il mondo di oggi vedo appunto gli immigrati che arrivano nelle condizioni precarie, passando da un sacco di pericoli e passando le frontiere come l'abbiamo passato noi, senza... E quindi naturalmente ci medesimiamo in queste, in questa situazione, questo sicuramente. E purtroppo il mondo adesso va così. Grazie signora Bruna. Grazie a lei. Arrivederci. Grazie a lei.